L'allentamento delle restrizioni Covid e l'entrata nel vivo della stagione primaverile riporta folla e movimento a Salerno. Anche per questo la priorità è garantire la sicurezza, tenendo alta l'attenzione sugli eccessi della movida, che spesso ha visto giovani e minorenni protagonisti dei fatti di cronaca, e l'escalation di furti nei negozi che sta preoccupando non poco i commercianti. Il questore Maurizio Ficarra annuncia un piano specifico di controlli in città. In occasione di Pasqua abbiamo già fatto un tavolo tecnico, stiamo facendo un'ordinanza per rinforzare la vigilanza proprio nel momento in cui la gente si diverte un po' di più. Speriamo che si diverta nonostante questo brutto momento che stiamo passando, e noi in quel momento i nostri poliziotti si impegneranno maggiormente nel controllo delle città. Ma dal questore arriva anche un appello ai salernitani a collaborare maggiormente con le forze dell'ordine per aiutare gli investigatori a contrastare l'illegalità in città. I controlli per i furti li facciamo, è chiaro che bisogna anche aiutarci con l'interazione che ci deve essere tra le forze di polizia e la società dei commercianti, anche deve essere di munirsi di più mezzi di protezione passiva. A noi non arrivano tantissime segnalazioni nelle quali ci dicono: attenzione, c'è una persona sospetta, attenzione, c'è una macchina che non ci piace, ci sono persone che normalmente qui nei pressi non vediamo mai. Di queste segnalazioni non ce ne arrivano mai. Allora noi vorremmo che noi facciamo il possibile, cerchiamo di spendere il nostro impegno in ogni direzione, ma i cittadini ci devono anche aiutare noi e aiutare se stessi a prevenire questi reati.